Nella terra d'origine del parmigiano reggiano, accanto a innumerevoli bellezze artistiche e paesaggistiche, sono racchiuse una ricchezza e una tradizione gastronomica senza eguali. Una tradizione che cambia di paese in paese e spesso di casa in casa, creando un mosaico di sapori, colori e profumi unici, proprio come il parmigiano reggiano. Custodi della grande tradizione culinaria emiliana sono decine di ristoranti e trattorie dove le ricette si tramandano gelosamente di generazione in generazione. Qui si possono trovare piatti deliziosi a base di materie prime locali e qui il parmigiano reggiano è ingrediente principe. Questo piccolo tortino lo serviamo sempre con sopra una crema di parmigiano e le chips della crosta del parmigiano. Abbiamo usato un parmigiano giovane, un parmigiano di 18 mesi, un parmigiano che si presta molto bene a essere fuso. Ogni ricetta ha la sua stagionatura ideale di parmigiano reggiano. Nella nostra cucina si fa i tortelli d'erbetta, gli anolini, tantissimi piatti parmigiani tipici della storia di Parma. Uno dei grandi classici della cucina delle terre del parmigiano reggiano è la pasta ripiena. Le forme e i nomi sono decine. Tortelli, tortellini, tortelloni, anolini, cappelletti, cappellacci. Ogni zona ne ha almeno un tipo. Anche il ripieno varia sempre. Alla ricotta ed erbette, alla zucca, alla carne, al prosciutto e tante altre ancora. Tutti però prevedono l'uso del parmigiano reggiano. Preferibilmente dai 24 mesi in su. Il parmigiano reggiano è un formaggio da consumarsi tale quale. Poi ci possiamo divertire in cucina perché di parmigiano ne abbiamo tanto. Nel tortello d'erbetta usiamo un 24 mesi, ideale. Per l'anolino invece andiamo oltre i 36 mesi. Il mio piatto preferito rimane il tortello d'erbetta perché sono cresciuta con quel tortello lì. E soprattutto è stato il primo piatto che papà mi insegnò e ce l'ho nel cuore. Quando è pronto il tortello devono esserci tutti gli ingredienti già a disposizione per condire il nostro tortello. Il burro lo dobbiamo fondere, non lo dobbiamo soffriggere. Poi grattugiamo subito il formaggio. Il formaggio, anche questa è una cosa molto essenziale, perché dobbiamo grattugiarlo al momento. Immancabile è l'uso del parmigiano reggiano nei risotti. Qui stiamo mantecando il risotto, lo stiamo mantecando con un parmigiano di 30 mesi, che direi che sia la sua maturazione, è avvolto in una cialda di parmigiano e la crosta del parmigiano, che è tagliata sottilissimo, è fritta. Il parmigiano reggiano si sposa alla perfezione anche con i tradizionali secondi a base di carne. L'abbiamo fatto la faraona con coscia farcita, il petto, con sotto questo parmigiano 76 mesi che esalta ancora di più la salsa della faraona. La punta è un altro di quei piatti molto ricchi e sostanziosi. Al di là della carne abbiamo anche una componente della farcitura che è ricca di formaggio, di pane, di uova, perché è un piatto molto completo. Nella punta uso un 24-30 mesi. Sono venuto su col parmigiano reggiano in mezzo al caseificio, in mezzo alle cantine del parmigiano, in mezzo alle stalle. Perciò quando vado dentro un caseificio mi sento a casa. E per finire, un gelato al parmigiano reggiano 12 mesi sorprenderà i più golosi con il suo gusto fresco e vellutato. Thank you.